Wiba nuova come quella vecchia, la prima dell'anno al Pala Yamamai è praticamente perfetta. Le farfalle stendono 3-0 il Bisonte Firenze, vendicando la partita dell'andata e permettendosi il lusso di qualche giro a vuoto tra secondo e terzo set. Questo era solo riscaldamento, perché inizia adesso il mese importante che porta la Coppa Italia, rilancia la CEV e segna la strada verso lo scudetto. Erbots e Leonardi sono pronte a suonare la carica. Abbiamo perso questa prima partita contro loro a casa loro e adesso abbiamo giocato bene, secondo me abbiamo giocato il primo set molto molto bene, muro difesa e no, bella partita, bel pulito, sono molto contenta. Come spesso accade, dopo un primo set abbastanza facile c'è sempre un secondo set un po' più difficile. Sì, era già un po' la fine del primo set che abbiamo perso un po' l'attenzione e ci sono cadute qualche palle che sono un po' facile. Poi il secondo set un po' più fatica, però cioè, sappiamo che è una bella squadra, a un certo punto sono iniziato ad attaccare forte e noi abbiamo abbassato un po' la tensione. Sicuramente è una squadra da temere, anche se stasera le ho viste molto molto scariche, poi insomma col fatto che se n'è andata De Gradi e Santana non era disponibile, sicuramente abbiamo avuto anche questa grande occasione. Penso che non sia mai successo che Busto abbia vinto 3-0 con San Casciano, perché è un po' la bestia nera, quindi siamo molto molto contenti. Non abbiamo sicuramente giocato benissimo, a parte quel primo set che siamo partite belle cariche, poi ci siamo un attimo un pochino spente, però l'importante era portare a casa il 3-0. Adesso arriva un periodo tosto con le partite che contano. Sì, assolutamente, adesso è un mese veramente veramente tosto, quindi dobbiamo sicuramente far meglio di quello che abbiamo fatto vedere stasera e già da dopodomani insomma torniamo in palestra cariche per una nuova sfida. La notizia del giorno è però l'ufficialità di Sua Maestà Francesca Piccinini, che arriva a rinforzare l'organico della UIBA per tentare a questo punto di provare ad avvicinare Conegliano per il tricolore. Il colpo a sorpresa del presidente Pirola.